Allora, ci troviamo con Claudio Fagotto, il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio Comunale di Portoguaro. Si è appena conclusa la quinta commissione in cui è stata illustrata in pratica il progetto di una nuova rotatoria che verrà realizzata in tempi brevi in Borgo San Giovanni. E voi del Movimento 5 Stelle avete fatto da subito un'osservazione, cioè avete chiesto se prima di partire con questo progetto, con i lavori, di fare una sperimentazione per vedere se effettivamente questa rotatoria porterà almeno dei miglioramenti alla viabilità, o mi sbaglio? Sì, esattamente. Ne avevamo accennato in altre due occasioni di questa possibile rotonda, però sempre avevamo chiesto la possibilità, prima di investire dei soldi dei cittadini, di fare delle prove. Ora, vedendo un po' i documenti, abbiamo visto che per 2 giorni hanno provato il mese di gennaio, allora non siamo né a conoscenza di come sono stati fatti né in che situazioni. Per cui le possibilità di avere questi dati non le abbiamo avute e in più c'era, come ho fatto io una domanda, era quella di sapere se il progetto che ci hanno presentato era modificabile o quantomeno poteva prendere degli spunti, il che il tecnico ci ha risposto che più o meno a grandi linee sarà quello lì. Quindi fare una commissione propedeutica in modo da dire precedentemente quali erano le osservazioni, secondo noi sarebbe stato un punto di partenza ottimo, mentre arriviamo con praticamente tutto quanto il lavoro fatto al 99%. Quindi ecco, questo che ci lascia un po' l'amaro in bocca, perché volevamo essere partecipi a qualche soluzione che secondo noi poteva essere anche alternativa alla rotonda. Per esempio, quale soluzione avevate in mente? Nelle grandi città non permettono, come in questo caso specifico, di svoltare da chi arriva da Sant'Agnese a sinistra, in centro strada. Qui hanno opzionato per fare una rotonda, si poteva benissimo proseguire fino alla rotonda successiva, che stiamo parlando di 100 metri, e rigirarsi e poter entrare in centro solamente dal lato destro, quindi senza intralciare l'incrocio e senza usarlo magari in maniera scorretta, perché se il traffico non è, e quindi qui non abbiamo i dati così rilevanti come si vuol dire, si poteva benissimo operare questa soluzione che probabilmente era meno dispendiosa. Quindi questa era una possibilità, ma ripeto, senza i dati precisi è difficile spingersi oltre. Si poteva benissimo, diciamo, avere delle soluzioni anche per via Zappetti e usarla in una certa maniera, quindi in entrata e in uscita solo per i mezzi di emergenza, e quindi si poteva valutare alcune altre situazioni senza arrivare magari proprio alla rotonda. Questo è il tutto, quindi. Sulla base di quello che è emerso oggi in commissione, cioè praticamente il progetto, come ha detto lei, è bello che è servito e non si può modificare. Quando verrà presentato adesso la settimana prossima in Consiglio Comunale, quale sarà la posizione del Movimento 5 Stelle? Posizione del Movimento 5 Stelle, noi siamo abituati a riunirci prima, valuteremo anche in base alle opinioni e a quanto raccolto dal più possibile dei cittadini, e anche qui abbiamo un margine di tempi abbastanza ristretti perché il Consiglio Comunale sarà martedì 6 settembre. E abbiamo qualche altra volta protestato per questi tempi ristretti su argomentazioni di cui noi abbiamo la priorità di chiedere ai cittadini. Io sono solo un rappresentante, quindi voglio tenere e mantenere quella posizione. Quindi abbiamo ancora qualche giorno di tempo, faremo sicuramente tesoro per prendere una decisione che possa essere il più adeguata possibile, perché Pare di capire che comunque è molto remota la possibilità di un voto favorevole a questo punto, visto che le vostre osservazioni e richieste non sono state diciamo accolte. che al momento siamo sicuramente dispiaciuti per Insoddisfatti? il fatto che si poteva, prima di presentare un certo tipo di progetto ben impacchettato, ragionarci sopra e
anche per il fatto che i monitoraggi, da come abbiamo intravisto, e solo per 2 giorni, sono stati fatti a gennaio 2016, quindi gennaio 2016, settembre 2016 è passato un po' di tempo e quindi c'era il margine per poter discuterne un po' prima.